Intanto buongiorno a tutte e a tutti e grazie al Presidente dell'Ordine del Lazio, dei giornalisti del Lazio, Paola Spadari e Silvia Resta per l'organizzazione di questa presentazione del manifesto qui alla Camera. Il 25 novembre, mentre in quanto donna radunava 1.400 donne, chiudendo simbolicamente una legislatura che si era aperta con la ratifica della Convenzione di Istanbul con la Commissione Pari Opportunità della Federazione della Stampa. Eravamo a Venezia a presentare il manifesto alla Fenice, un manifesto, era presente anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti nazionale Carlo Verna, che è appena arrivato, quindi saluto anche lui. Un manifesto che era nato da un'idea, che è nato da un'idea del sindacato dei giornalisti del Veneto e che poi è stato elaborato nel corso di mesi dalla CPO-FNSI, dalla Commissione Pari Opportunità dell'USIGRAI e dell'Associazione Giulia Giornaliste, che è dal 2012 che è impegnato su questo terreno. Quindi è, diciamo, un percorso di lunga che viene da lontano. E avete letto tutti, appunto, la Convenzione di Istanbul da cui siamo partite nella definizione di questo manifesto, e soprattutto sul ruolo che assegna all'informazione all'articolo 17, dove incoraggia, diciamo, le parti e in particolare i mezzi di informazione, i giornalisti, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne. Ecco perché il manifesto, che non è una carta deontologica prescrittiva, ma è un decalogo, sono delle raccomandazioni che chi sottoscrive il manifesto si impegna a rispettare, quindi un impegno in prima persona, ed è aperto solo alle firme di giornaliste e giornaliste, proprio per questo motivo: rispettare l'indipendenza, l'autonomia della professione. Quindi siamo noi che ci diciamo da sole e da soli come cercare di andare nella direzione della Convenzione di Istanbul, quindi elemento culturale che è fondamentale, e il raggiungimento dell'uguaglianza come elemento chiave per prevenire la violenza. Queste, diciamo, le coordinate che dà la Convenzione di Istanbul. Quindi, parlando di cultura, è chiaro che assegna proprio all'informazione un ruolo specifico, e di questo si fa carico il manifesto di Venezia che avete letto, soprattutto dove dice: la descrizione della realtà al di fuori di stereotipi e pregiudizi, primo passo per il cambiamento culturale e per il raggiungimento di una reale parità. Perché? Perché il linguaggio è il principale veicolo di diffusione, trasmissione e consolidamento degli stereotipi sessuali, quindi il ruolo primario del linguaggio. Allora, siccome il manifesto è stato letto e siccome nel corso della giornata poi verranno illustrati i punti che attengono di più a come raccontare il femminicidio, io vorrei soffermarmi su invece due punti del manifesto. Uno è il terzo, quando dice adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne. Perché? Perché per due fattori essenzialmente. Uno è quello che attiene alla grammatica, cioè declinare al femminile significa applicare la grammatica italiana. Ricordo un direttore mitico per noi tutti e tutte, che è Sergio Lepri, direttore dell'ANSA, il primo che nel 76, quando Tina Anselmi diventa la prima ministra al lavoro, decide che l'ANSA la definisce ministra, e a quei tempi Anselmi era
ministra. Perché? Perché il compito del giornalismo, dice, afferma Sergio Lepri, è quello di farsi capire. Quindi io faccio capire automaticamente che sto parlando di una donna se la definisco ministra, e perché è anche quello di diffondere l'uso corretto della lingua. Allora, esiste la donna che riveste dei ruoli apicali, deve esistere anche nella lingua. Quale realtà vogliamo descrivere? Un problema che all'estero non si è mai posto, perché sia in Francia, come vedete, che in Germania, che in Spagna, i nomi al femminile vengono correttamente declinati. Un problema che invece esiste in Italia. Questo è un Vanity Fair del 2014, ai tempi anche la ministra Boschi voleva farsi chiamare ministro, poi ha cambiato idea, e questo va, è un segno anche del lavoro che abbiamo fatto, si è convinta dell'importanza di definirsi adesso sottosegretaria, ai tempi ministra. Bene, però siamo nel 2014, erano passati 30 anni dal manualetto dell'87 di Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, che era stato voluto dalla Presidenza del Consiglio, dal governo Craxi, che nell'84 aveva istituito la Commissione per le pari opportunità. E la Alma Sabatini scrive questo libretto, c'è cioè qualcosa che... Ecco qua, sì, esatto. Scrive... Sì, scrive quindi Il sessismo nella lingua italiana e raccomandazioni che in qualche modo aiutano, ma con i tempi italiani, ad andare ad intraprendere questa strada. Guardate, un ritardo già negli anni 60-70, c'era la nozione di linguismo, di sessismo linguistico negli Stati Uniti nei gender studies. Nell'87 Alma Sabatini esce col suo libretto, passano ancora 10 anni quasi prima che i nuovi termini vengano registrati dallo Zingarelli, le nuove parole, 800 parole che vengono introdotte anche nel dizionario Zingarelli. Esistere come donne, dice Da Billi, che aveva lavorato con Alma Sabatini al suo volume, significa esistere dal punto di vista simbolico. Il problema si pone, questo qua mi rifaccio a Cecilia Robustelli, linguista dell'Accademia della Crusca, che con Giulia ha fatto un manualetto Donne, Grammatica e Media, che dice giustamente: il problema esiste solo per una manciata di titoli, perché per lavori comuni come commesso, impiegato, maestro non si è mai posto, invece su architetto, assessore, cancelliere, una serie di nomi che sono le cariche più da recente ricoperte dalle donne negli ultimi decenni, esiste il problema. La resistenza, perché si dice che il termine è brutto e suona male. Infatti Migliorini, sempre dell'Accademia della Crusca, dice: si dice che suona male quando il termine è nuovo, quindi è una questione essenzialmente di abitudine. Ma io vi chiedo se suona meglio "il marito dell'assessore sarà presidente", oppure "il sindaco di Cosenza ha partorito una bambina". Era il caso di Eva Catizzone, nel 2005 sindaca, con il giornale che titolava: "Il sindaco di Cosenza aspetta un figlio. Occhiello, il segretario di esse, il padre sono io". Ecco, allora suona meglio, vi chiedo, oppure "il ministro indossava un tailleur rosa", questo perché siamo un governo talmente avanzati nei tempi che abbiamo anche i ministri uomini con i tailleur. La Crusca l'ha risolto già da tempo il problema, cioè c'è un timbro che è quello, già nel 2013 diceva che è preferibile usare i termini declinati al femminile. Allora, tranquille, qua vado molto velocemente,
Perché la grammatica è dalla nostra parte, cioè dalla parte delle donne che vogliono essere riconosciute come donne. Vado molto velocemente, perché sono poche le regole che poi si devono applicare. I nomi semplici, dove c'è la O si va con la A, questa è la grammatica che non prevede il neutro maschile, tutte le altre vocali restano identiche, si cambia semplicemente l'articolo. E invece sui suffissi, ecco, anche qua dove sono regole che si possono tranquillamente come dire ripassare. Beh, in particolare io desidero far vedere iere il suffisso, faccio un esempio solo, dove ingegnere e ingegnera, una delle cose che ancora più si fa fatica a declinare, e poi altri suffissi, intore diventa trice, quindi procuratrice, saluto la procuratrice Monteleone, o amministratrice delegata, eccetera, e così anche per l'altro suffisso sore, no? Assessore, qui va in assessora per una questione fonetica essenzialmente, altrove per una forma etimologica sarebbe trice, ma viene male e quindi si va a semplificare. Quindi usare i titoli professionali a referente se il referente è una donna. Naturalmente però non è solo una questione di grammatica, siamo tranquilli che la grammatica ci dà ragione, dopodiché non è soltanto una questione di grammatica. Ovviamente, ecco qua. E infatti Sabatini nel suo libretto ci spiega molto bene che la parola è un'azione. Quindi lei chiede, nell'interesse della parità tra i due sessi e nella chiarezza e nella correttezza della lingua, prima di assestarsi su forme che ribadisce pregiudizievoli per la donna, si deve prendere una posizione. Quindi la parola è un'azione che chiede tutti noi di prendere una posizione, scegliendo forme femminili accettabili di pari valore linguistico. Ecco perché e ci invita a evitare di riprodurre nella lingua il pensiero sessista, formare nuove abitudini linguistiche. Questo è l'invito di Alba Sabatini nell'87. Nel 2014 la Presidente della Camera prende posizione, dando un grande contributo alla questione, alla conoscenza del problema del sessismo linguistico, chiedendo appunto di declinarlo al femminile. L'uso del linguaggio, dice, è una scelta politica, che non significa politica di sinistra, politica di destra. Politica, come diceva Sabatini, la parola è un'azione. Politica dalla parte delle donne, per ribadire il rispetto, come dire, del loro essere donne. Ora c'è da chiedersi perché questa posizione, che poi è diventata anche una circolare in cui alla Camera si invita si decide che alla Camera i ruoli delle donne vengono declinati al femminile, ha suscitato un vespaio di polemiche e di attacchi. Perché dà tanto fastidio questa posizione? Ecco, questo è il giornale di Casa Pound, che trovate ancora in giro perché è uscito a dicembre, primato nazionale, che in copertina mette l'aliena Laura Boldrini e che poi dice: non sente ragioni, l'unica preoccupazione è dire ministra. Vabbè, uno dice: questo è Casa Pound, è una cosa estrema. Beh, insomma, tanto estrema non è. Questi sono ancora recenti. Come si prende di mira la Presidente? Declinandola al femminile, la Boldrina, e Sgarbi continua a definirla Boldrina. Il problema non è che lo fa la politica, il problema è quando anche i giornali poi riportano e fanno cassa da risonanza, ecco perché ci riguarda. Quindi un post di Facebook viene riportato dal giornale, una invettiva video di Sgarbi sempre viene riportato dal Fatto Quotidiano, abbiamo un'eroina la Boldrina, finalmente la Boldrina è scesa in campo, ha dichiarato: da oggi denuncio chi mi insulta online. Ecco,
C'è un problema di misoginia enorme in Italia. Vi ricordate, fece molto clamore l'offesa sessista al comizio della Lega a Soncino Cremona il 25 luglio, quando con Matteo Salvini c'è una storia della Boldrini qui sul palco e compare la bambola gonfiabile, cioè la presidente della Camera offesa in modo sessista in questo modo. La campagna che inizia sui social sgonfia la Boldrini, e il problema non è soltanto, come sempre, la politica, perché poi il giorno dopo su Libero, un altro giornale, questa non ho la diapositiva ma ve lo leggo, bambola racchia. Ecco perché la Boldrini si è offesa. Racchia la bambola di Salvini, ecco perché la Boldrini è nera. Libero. Ecco, quindi è un problema che evidentemente riguarda anche la stampa. Non è nuovo, perché vi ricordate tutti, novembre 2014 ho preso un esempio che aveva suscitato una denuncia da parte dell'Ordine del Lazio, e poi c'è stato un ricorso all'Ordine della Lombardia contro il direttore. Tra l'altro vorrei dirvi che sui titoli che abbiamo visto prima, su un titolo c'era Raffaele Lorusso che invitava a fare gli esposti all'Ordine dei giornalisti, e proprio come CPO abbiamo fatto le esposto per il titolo Patata bollente, quello sulla Raggi, ottenendo la censura del direttore. Quindi assolutamente sì, era il direttore era Libero, era Senaldi. Quindi assolutamente sì, chiunque può fare. Allora, il problema della misoginia ovviamente non è un problema nuovo, purtroppo, e colpisce in particolare le donne che hanno potere. Abbiamo visto l'ultima vignetta che ci ha illustrato con la Boschi scosciata. E allora voglio ricordare una cosa che ha fatto sempre Laura Boldrini alla Camera, la commissione Jo Cox sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismi, la piramide dell'odio, che appunto testimonia come le donne in politica diventano bersaglio di insulti specificamente sessisti. Una report che invito tutti quanti ad andarvi a cercare e leggere, perché è interessantissimo. Dov'è il punto che ci riguarda ancora una volta? È che questi fenomeni, tra l'altro appunto le donne oggetto del 63% di tutti i tweet negativi, e che il problema è quello della rappresentazione delle donne, cioè la piramide dell'odio inizia alla base con gli stereotipi. Quindi quello che noi facciamo come mezzi di informazione è fondamentale per costruire una cultura di rispetto delle donne. Ecco allora perché il punto 4 chiede di attuare la par condicio di genere nei talk show e nei programmi di informazione. Non è un problema che riguarda solo l'informazione televisiva, ovviamente, ma riguarda la rappresentazione anche i quotidiani, le agenzie, tutto, ed è un problema che non riguarda soltanto i talk show politici, dove la GCOM chiede che ci siano donne politiche assieme a uomini politici, ma che riguarda tutta nel nostro intento del manifesto, tutta la programmazione. Ecco come l'ultimo monitoraggio sulla RAI ci mostra la rappresentazione delle donne nel 2016, lo vedete da sole quanto poco sono le donne, quanto sono poche le esperte, pochissimo chiamate come esperte. Quindi scusatemi, andiamo ancora avanti. Vengo a concludere, perché ovviamente sto facendo una corsa, ma per stare in tempi che consentano di arricchire poi il dibattito, e vado sul femminicidio, che è invece su cui il manifesto si dilunga di più. Perché utilizzare il termine specifico per i delitti compiuti sulle donne in quanto donne? Perché lo dice la Convenzione di Istanbul. Ma il femminicidio ovviamente è un neologismo come termine, no? Anche se viene coniato da una criminologa americana, da Ian Russell nel 92, e poi da Marcela Lagarde sui femminicidi del Messico,
e viene quindi coniato questo neologismo molto recente. Anche lì si dice è brutto. Allora guardate, questa è Piazza Stefania Noce, vittima di femminicidio, Alicobia Eubea, Stefania Noce, 24 anni, trucidata dall'ex fidanzato il 27 dicembre del 2011, quasi siamo all'anniversario della sua morte, e quella bella ragazza che manifesta per l'11 febbraio a Catania, nelle manifestazioni delle donne. Ecco, il femminicidio come parola fino al 2012 non esisteva, non era diffuso. Adesso fortunatamente viene usato ed è importante usarlo per fare capire ciò di cui stiamo parlando, ciò che non si dice non esiste. Un ultimo punto che vorrei illustrare brevissimamente è il sesto: sottrarsi a ogni tipo di strumentalizzazione per evitare che ci siano violenze di serie A e di serie B in relazione a chi subisce e chi esercita violenza. Io penso che questo sia comprensibile a tutte e a tutti, però faccio un esempio che è recente, e sono due articoli del giornale a pochi giorni di distanza. Uno è su Rimini. Su Rimini, l'orrore in spiaggia, questo era il titolo, ecco, lo leggete da soli. Bene, qua c'è una violazione deontologica grande quanto una casa, perché la carta dice, le nostre carte deontologiche, la carta dei doveri dice che non si devono dare i dettagli delle violenze. Su questo abbiamo fatto un esposto all'Ordine dei giornalisti di Milano. Pochi giorni dopo, il caso invece dello stupro dei carabinieri, quindi notate da soli la differenza del trattamento, come vengono trattati in modo diverso. Bene, allora io concludo dicendo che l'intento del manifesto è proprio quello, non è essere prescrittivo. Questa è una materia viva, è una cosa che cambierà nel tempo, man mano che noi continueremo ad acquisire nuove consapevolezze sul tema. L'intento è quello di dire: si può fare una narrazione differente. Quindi si può fare un decalogo in positivo, oltre a questo che abbiamo fatto su cosa non si deve fare. Faremo un decalogo su cosa si deve e è bene fare, è utile fare per prevenire la violenza. E queste sono alcune delle cose che ho voluto dire proprio per dare il senso del lavoro che stiamo cercando di fare. Quindi evitare di riferirsi alle donne come soggetti deboli, agli uomini come soggetti violenti, in preda a ineluttabili meccanismi mostruosi, raccontare le storie, provare a ricostruire le storie di violenza senza cliché, banalità, mettere al centro la donna, non l'assassino, offrire testimonianze dirette di quante sono riuscite a venirne fuori le storie positive, sensibilizzare con i dati, dare la parola alle esperte, dare voce al maschile. Ecco, io adesso passo la parola anche per illustrare più nel dettaglio le questioni che riguardano il linguaggio, le cronache del femminicidio. Invito tutte e tutti, se volete, a dare la vostra adesione alla mail che vedete. Grazie.